Primo tempo la gara comunque l'abbiamo fatta, ce la siamo giocata, difendendoci con ordine e ripartendo bene. Siamo andati vicino al gol in un paio di circostanze, poi l'Inter dopo il trentesimo ha fatto questo 1-2 che naturalmente ha rotto gli equilibri. Siamo stati bravi a riaccorciare le distanze con Borriello e nel finale di primo tempo con l'euforia dell'aver dimezzato il distacco potevamo anche pareggiare e purtroppo il secondo tempo, aver preso subito gol, ha tagliato le gambe a tutti, la squadra non ha saputo più reagire, permettendo poi all'Inter di chiudere con un punteggio molto pesante dal punto di vista numerico. Sì, pesano. Vuol dire che abbiamo dei limiti che non riusciamo col lavoro, col tempo a migliorare, perché sono risultati fatti in tutti i modi, con formazioni diverse, con sistemi di gioco diversi, con atteggiamento diverso. Quindi purtroppo dal punto di vista psicologico, quando affrontiamo queste grandi squadre e andiamo sotto con più di un gol, dentro di noi non c'è quella convinzione di poter comunque bene o male riaprirla e quindi non riusciamo a reagire, usciamo completamente dalla gara dando il fianco in maniera semplice ad avversari forti che non aspettano altro che tu sia un po' dal punto di vista mentale un po' bloccato, demoralizzato, e quindi giocano sul velluto. Ma io l'avevo detto prima della partita di Crotone, quanto soprattutto anche prima della partita col Genoa, che affrontavamo due trasferte per il nostro cammino fondamentali, perché dopo ci sarebbero state tre partite difficilissime contro tre grandi squadre, e quindi è importante aver fatto quei punti là. Oggi è andata male, voltiamo pagina, cerchiamo di preparare al meglio la prossima, e consapevoli che possiamo sicuramente fare meglio. Sì, sicuramente un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, e ci dispiace soprattutto perché davanti ai nostri tifosi oggi c'era il pienone e non abbiamo fatto una bella figura. Diciamo che siamo partiti bene, poi pian piano alle prime difficoltà ci siamo un po' sciolti, e dopo i primi minuti del secondo tempo in cui abbiamo subito il 3-1 è stata tutta un'altra partita, è stata molto semplice per l'Inter amministrarla. E purtroppo un passo indietro. Sì, secondo me non riusciamo a capire bene i momenti della partita, nel senso che può succedere che vai sotto di un gol, però in quel momento non ti devi sfilacciare, non devi lasciare praterie agli avversari, anche perché penso che l'abbiamo approcciata bene, e un gol subito non giustifica purtroppo il brutto rendimento che abbiamo avuto dopo nel corso della partita. Sì, sicuramente sono felicissimo di essere qua e sono contento della fiducia che mi dà il mister. E per quanto riguarda la prima domanda, invece, penso che siamo entrati in secondo tempo convinti di poter quantomeno raggiungere il pareggio, poi però abbiamo subito il terzo gol e è stato tutto più difficile.